Buongiorno. Il tema del linguaggio legato all'arte è stato trattato in vari modi, ma forse si è trascurato un aspetto che a mio avviso è estremamente incisivo, cioè l'uso della metafora. L'uso della metafora. Quando, per esempio, si attribuisce un significato a un'opera, lo si fa utilizzando una semantica del linguaggio, come dire, stabilizzata, nota. E questo comporta una discrasia tra della narrazione della filosofia della critica d'arte rispetto all'oggetto che analizza. È come se, per fare un'idea, noi parlassimo del cielo di Keplero utilizzando il linguaggio di Tolomeo. Cioè parleremo di qualcosa che è estremamente contrastante. Ora, il linguaggio dell'arte che dovrebbe, come io non mi stanco di ripetere, avere una propria autonomia, avrebbe anche bisogno di una semantica, cioè di un significato che corrisponda alla realtà, alla teoria, alla prassi, che sono radicalmente mutati. Il criterio di base sul quale avviene l'attribuzione del significato sono rimaste tali e quali, e si verifica quindi, come detto, un'espressione linguistica non confacente al significato che noi vorremmo dare. Ora, noi abbiamo una serie di filosofi che hanno affrontato il tema. Lo hanno affrontato in modo abbastanza chiaro e comprensibile, ma non è stato forse sufficientemente considerato. Perché? Perché il tema della, a parte la preparazione che è fondamentale, ma soprattutto si tratta di volere senza costruzioni fantasmatiche, fantasiose, basarsi su quello che effettivamente la critica e la filosofia dell'arte dovrebbero chiarire, cosa che in realtà non avviene. Qual è il punto? Il punto è che il linguaggio della critica della filosofia dell'arte è basato su apodismi, e ha come riferimento quelle che vengono definite stipulazioni. Cioè, cos'è una stipulazione? È una convenzione in base alla quale viene accettata una determinata preposizione, un determinato concetto. Tipo, per esempio, è arte tutto ciò che viene considerato arte, no? Il che è una tautologia che chiaramente non spiega nulla. E allora la stipulazione sta nel fatto che questa preposizione viene accettata, viene inglobata nel linguaggio dell'arte e diventa parte della critica d'arte, creando, come immagine, è facile immaginare, una confusione molto alta. E la confusione della critica e della filosofia non sono innocue per quanto riguarda la produzione artistica, perché chiaramente determinano il pensiero attraverso il quale poi l'artista che ha simulato determinate idee, determinate teorie, agisce e quindi fa proprie delle affermazioni, teorie assolutamente spurie, assolutamente ancipiti, per cui alla fine
dà alla sua opera, pretende cioè di dare alla sua opera dei significati che in realtà nell'opera non ci sono. Ora, il discorso sull'arte, partendo da questo uso, diciamo, distorto del linguaggio, ha prodotto danni che noi vediamo, ripeto, la buona parte dell'arte d'avanguardia non ha nulla a che vedere, come io non mi stanco di ripetere, con ciò che veniva considerata arte, ciò che veniva posto sotto il sostantivo arte. Ma questo è dovuto proprio perché è partito prima dalla teoria dell'arte, dalla filosofia dell'arte. E questo dimostra, questo è un tema sul quale sono tornato spesso e temo ritornerò, questo dimostra alcune cose. La prima, come coloro i quali si dedicano alla filosofia, alla critica d'arte, spesso abbiano una cultura, diciamo così, un po' raffazzonata. Cosa intendo per raffazzonata? Intendo il assumere delle indicazioni da vari testi, da vari filosofi, da varie situazioni, inglobarli in una narrazione alla quale si intende dare un senso. Quindi la letteratura sull'arte non è, per così dire, specifica, è un po' adattata, si confonde il discorso della narrazione con il discorso della proprietà dell'arte che si vuole decifrare, chiarire, verso la quale si vuole applicare un'ermeneutica. E questo contrasto, e questa contraddizione di fondo, produce i danni che noi vediamo ormai diffusi nel campo dell'arte e crea soprattutto una mentalità, perché quando, qui c'è una vecchia mia idea, no? Che mi pare, cioè quando noi parliamo di persone e diciamo questa persona sa, questa persona è colta, bisogna vedere intanto cosa sa. Ora, se la nuova critica, diciamo quelli che si approssimano alla critica oggi, quali sono i testi di riferimento? Sono i testi che hanno appunto prodotto una cesura tra un'arte, tra virgolette, vera e un'arte contemporanea, che invece segue tutt'altro percorso. Quindi, cosa succede? Succede che la critica contemporanea porta avanti attraverso citazioni un discorso che giustifica il proprio. Non so se sono stato chiaro. In pratica, le ricadute culturali, quando noi per esempio parliamo di sapere, bisogna vedere cosa sappiamo e cosa abbiamo capito. Io sono convinto che una vera comprensione di un testo, di qualunque genere, ma in particolare di filosofia, di critica d'arte, sia dimostrata dalla normale contraddizione. Cioè un po' come avviene, come sostiene Carnap, no? Cioè una verità è tale quando può essere, come dire, contraddetta, e quindi attraverso la contraddizione si afferma. Ora, questo sicuramente non avviene nella critica, nella filosofia dell'arte, perché è una narrazione che prescinde da tutta una serie di fatti reali, prescinde dalla realtà. Realtà non intendo in senso metafisico, in senso di prassi, in senso di quello che accade, di quello che avviene. E quindi fa un discorso avulso da ogni aggancio con quello che dovrebbe descrivere, e siamo sempre lì. Di conseguenza, anche l'eccesso dell'uso della metafora, cioè la metafora può essere un modo
per come dire, integrare una narrazione. Ma una metafora è possibile solo quando e se si è veramente capito l'oggetto per il quale si vuole applicare la metafora. Altrimenti la metafora diventa una sorta di via di fuga, diventa una giustificazione a priori per non parlare del soggetto. Ecco, si parla di, in modo metaforico, praticamente di qualcosa che non si conosce nella realtà. E quindi diventa una sorta di espediente che, lungi dal chiarire, di aiutarci a capire quello che abbiamo davanti, quello che vorremmo capire, sia in termini di epistemologia che di ontologia, ci crea semplicemente delle divagazioni. Quindi in pratica vi è una forma di narcisismo intellettuale di chi pretende di dare un proprio significato, e il dramma è che spesso questa operazione riesce, che dipende da chi fa questo tipo di operazione. Se ha una sufficiente introduzione in certi ambienti universitari, il mondo dell'arte, eccetera, è chiaro che le sue divagazioni, per quanto infondate, per quanto non corrispondenti a nessuna realtà, nel senso che dicevamo prima, hanno comunque un peso, e si può star certi che verranno citate, che verranno prese ad esempio, che verranno usate per giustificare altre forme di divagazione, e quindi non si approderà nulla, una sorta di circolo vizioso entro il quale il senso si perde, un labirinto nel quale il senso non trova più una via d'uscita in termini di spiegazione, in termini di comprensibilità. Non è affatto detto che per dire delle cose sull'arte si debba ricorrere a un metalinguaggio particolarmente complicato. E basta osservare e descrivere, ma questa operazione risulterebbe, per così dire, un povera, vista la povertà dell'oggetto che descrive. E quindi ecco che bisogna arricchire l'oggetto attraverso la narrazione. E da questo labirinto si rischia di non uscire più. E in effetti i risultati noi li abbiamo sotto i nostri occhi. Termino qui. Lascio a voi queste mie considerazioni sull'arte e ciascuno farà le proprie valutazioni e riflessioni. Buongiorno.